Buongiorno a tutti, sono la maestra Angela e stamattina mi accingo a farvi vedere qualcosa di nuovo. Cominciamo, come ho detto già qualche altra volta, a fare sul serio con la conoscenza della nostra lingua, analizzandone il significato e la funzione delle parole che noi usiamo per comunicare tra di noi. Oggi le parleremo dell'articolo determinativo femminile, singolare e plurale. Finora noi avevamo parlato soltanto di due articoli determinativi, il maschile il e il femminile la. Adesso vediamo, questi due articoli ci servono soltanto quando noi vogliamo indicare un oggetto. Adesso vediamo invece quando ci troviamo davanti a più oggetti al femminile quale parolina magica useremo. Quindi iniziamo con lo scrivere sul quaderno la nostra attività. Facciamo bello grande in stampato maiuscolo perché, come vi ho sempre detto, quando noi vogliamo scrivere qualcosa di realmente importante che ci rimanga a mente, è importante utilizzare lo stampato maiuscolo proprio per meglio memorizzarlo. Quindi, articoli determina. Na, tivi, femminili. Ok, mettiamolo un po' più centrata. Articoli femminili. Centriamolo un pochettino meglio nella nostra lavagna. Ok, articoli determinativi femminili. Abbiamo detto quindi che gli articoli noi li possiamo usare al singolare e al plurale, quindi articoli determinativi al singolare, articoli determinativi femminile al plurale. E scriviamolo sotto. Quindi singolare, scriviamo in stampato maiuscolo anche questo, singolare, ok, singolare, cioè singolare, abbiamo detto che lo usiamo per indicare quale uno, la quantità 1, è vero? 1. Per questo caso sarebbe preferibile fare una. Ok, tagliamo. Allora facciamo una, visto che stiamo parlando del femminile, scriveremo una. Allora, no, dobbiamo toglierla perché quando si toglie il coso poi. Allora. Una, ok, e poi
Scriviamo dall'altra parte, plurale, plurale, in rosso anche questo. Ok, mettiamo più in alto, plurale invece per tante. Quindi allora, tante, ok, qual è il singolare dell'articolo determinativo femminile che noi usiamo? È una semplice parola bisillaba, e cioè la. Facciamolo un poco più grande, la, coloriamola di blu, ok, la, quindi l'articolo determinativo femminile singolare è la, mentre al plurale l'articolo diventa le. Coloriamo anche questo di blu. Ok. Come già i miei carissimi, bellissimi alunni sanno, noi ci avvaliamo anche della simbologia della psicogrammatica montessoriana. E indichiamo l'articolo determinativo con una semplice figura geometrica. Lo so, già loro staranno gridando: maestra, un triangolo azzurro piccolo. Esatto, un triangolo azzurro piccolo che io adesso vado a prendere. Ah. Allora, un triangolo, facciamolo. Beh. Azzurro, ok, e lo mettiamo qui. Questo è il simbolo dell'articolo determinativo nella grammatica montessoriana che noi useremo in parallelo con la grammatica nostra tradizionale. Ok. Dovrebbe essere riempito all'interno, vediamo se riusciamo a riempirlo. Ok, ecco qui il nostro articolo determinativo femminile, specificato anche con la grammatica montessoriana. Magari la e le li possiamo pure mettere dentro a un cerchio. Facciamo quindi. No, un attimo. Ok, allora prendiamo un cerchio blu. Ok, qualche problema col mouse, ho sbagliato a fare. Allora, il cerchio blu, se n'è andato, mi ha cancellato pure la la. Vabbè, ricominciamo. Allora abbiamo detto la. Blu. Ok.
la contorniamo, la cerchiamo con un cerchio blu. Quindi là, vediamo se riesco a fare coppia, ok, incolla, perfetto, e le mettiamo dentro al cerchio, magari rimpiccioliamo un po', giusto per farli, ok, per centrarli meglio, ok. Benissimo, può andare così. Allora, ricapitoliamo. Stiamo parlando degli articoli determinativi femminili che al singolare e al plurale, nelle due forme, del singolare e del plurale. Gli articoli determinativi ci servono per far capire di quale oggetto determinato stiamo parlando. Facciamo adesso una serie di paroline femminili che vogliono appunto l'articolo la al singolare e le al plurale. Allora, vediamo un po'. Ecco qua la prima parolina. Sì. Esatto, è proprio la luna, ok? Luna. E allora scriviamo il nome. Luna. Allora, diremo la luna, ok? Se invece di essere una luna sono tante, allora diremo bravissimi le lune, è vero? Allora mettiamoli qui. Le lune. Ok. Adesso andiamo avanti con un'altra parolina al femminile. Vediamo un po' cosa c'è nella mia valigia magica. Lumaca, eccola qua, c'è un bel lumacone grande grande che andremo a rimpicciolire. Ok, ecco qui. Voi già questi qua li conoscete perché non li abbiamo usati per fare famose frasi anagrammate. Quindi lumaca, la lumaca al plurale diventerà plurale diventeranno le lumache. Lumache. Ops. Lumache. Divertente questa cosa, vero? Ok, andiamo, vediamo un pochettino se dentro la mia valigia c'è qualche altra immagine e continuiamo a scriverle. Vediamo un po' cosa possiamo tirare fuori.
Ok, ecco qua. Un matitone grande che rimpiccioliremo. Ok. Matita, noi diciamo la matita, è vero? Quindi matita. Al plurale, tante, bravissimi, già vi sento urlare, matite maestra, esatto, tante matite, ok? E allora scriviamo matite. Ecco qui. Vediamo ancora qualche altra parolina. Cosa c'ho? Cosa c'ho? Una nave. Okay. Ecco qua. Abbiamo una nave, quindi forse non si vede tanto bene. Ok, e allora nave, tante, tante, questa volta sembrerebbe che diventi un nome maschile perché finisce lì, ma non è maschile, ma è tante, è femminile ed è sono le navi, bravissimi, navi. Ok, adesso io vi lascio il tempo di copiare, di fare questo esercizio sul quaderno, ricopiare tutto quanto per bene, colorare i disegnini e ci rivediamo dopo in diretta con la videoconferenza, il meeting. Ci vedremo tutti quanti in faccia, ci faremo una bella discussione, una bella riflessione su questa attività. Sintetizzo ancora una volta per comunicare tra di noi, per indicare degli oggetti ben specifici, noi utilizziamo due delle sillabe che vengono definiti nella nostra grammatica articoli determinativi. Voi già sapete che gli articoli determinativi si possono coniugare sia al femminile che al maschile. Quindi al femminile per oggetti femminili, è chiaro, e il maschile per i maschi. La mamma e il papà, giusto per avere un'idea fra maschio e femmina. Non solo, per poter farci comprendere che parliamo di un oggetto o di più oggetti, gli articoli determinativi hanno, beh, adesso non mi viene il termine, quindi si possono esprimere al singolare e al plurale. Gli articoli determinativi femminili al singolare è solo uno, la, al plurale è le. Vi faccio, questa sottolineatura perché poi vedremo invece come gli articoli maschili si hanno più forme. Gli articoli determinativi nella psicogrammatica montessoriana noi li andiamo a specificare con un triangolo azzurro e niente. Allora, io vi ho fatto degli esempi, quindi la luna, per luna è femminile, quindi quando poi andremo noi più in là a fare l'analisi grammaticale specificheremo che la è uguale a
Articolo determinativo femminile singolare. Quindi la luna, la lumaca, la matita, la nave. Al plurale avremo le lune, le lumache, le matite, le navi. Per cui nell'analisi grammaticale noi diremo che le è uguale a che cosa? Ad un articolo determinativo femminile plurale. E per il momento è tutto nel fare didattica a distanza nel periodo del coronavirus. Buona giornata e buon lavoro a tutti.